Siamo ad Amburgo alla convention di Panasonic. Oggi vi mostriamo il rientro dell'azienda giapponese nel mercato dello smartphone con questo telefono Android, si chiama Eluga, e con Matteo Rigone di Panasonic andiamo a scoprirlo. Sì, questo è il nostro primo prodotto, si chiama Eluga DL1. È un prodotto Android, uscirà con la versione 2.3.5, successivamente quest'estate verrà aggiornato ad Ice Cream Sandwich. È un prodotto dalle caratteristiche di design, quindi con uno spessore, caratterizzato da uno spessore di 7,8 mm, un display 4,3 pollici AMOLED e questo è il launcher implementato da Panasonic. Volutamente non è stato, diciamo, customizzato eccessivamente per mantenere una certa fluidità con una certa coerenza con gli altri apparati Android attualmente sul mercato. Una delle applicazioni, diciamo, installate da Panasonic è l'Eco Navi, che consente di mantenere un basso consumo energetico quando il terminale, la batteria scende al di sotto di una certa soglia. Viene attivato questa modalità Eco Mode che permette di mantenere i consumi sotto determinati livelli e quindi prolungare la vita della batteria del terminale. Un'altra funzione interessante implementata da Panasonic è la possibilità di programmare, si chiama NFC Starter, di programmare delle tag NFC affinché quando vengano avvicinate al telefono vengano effettuate determinate azioni. Quindi in questo caso abbiamo programmato la tag affinché venga lanciata questo launcher circolare che permette un facile ed intuitivo accesso all'utente alle principali applicazioni del terminale, utilizzando quindi una sola mano. Ecco, perfetto, sulla parte posteriore invece abbiamo una fotocamera da 8 megapixel. Passando invece sulla parte superiore del telefono, eccoci, facciamo vedere un'uscita audio da 3,5, sì. lo slot per la micro SIM, questo è un telefono slot che funziona micro SIM, con mini SIM. Sì, e slot micro USB per la ricarica e per la connessione con il connettività con il PC. Perfetto, il telefono sarà nei negozi tra il mese di marzo e il mese di aprile. Abbiamo detto la release di Android è la 2.3.5, che sarà poi aggiornato ad Ice Cream 4.0, sì, nell'estate. Entro l'estate, si parla del mese di luglio. Panasonic ci ha detto che sul suo sito poi presto ci saranno delle applicazioni per permettere allo smartphone di funzionare, di connettersi in maniera ottimale sia con le fotocamere Lumix sia audio, video, con Panasonic. Anche i TV di Panasonic. Il prezzo non è ancora ufficiale, si parla di una fascia di prezzo dai 400 ai 450 euro. Da Amburgo è tutto con il Panasonic smartphone Eluga. Alla prossima, un saluto a tutti.